però bisogna continuare a combattere. La cosa esiste, quindi direi che è un atto sbagliato. Cioè vendendo l'agenzia a un parlamentare in maggioranza, a un parlamentare leghista. È uno scandalo che noi non possiamo accettare, non per la libertà dell'informazione. È un gigantesco conflitto di interessi, è obiettivamente un attentato alla libertà di informazione, all'indipendenza dell'informazione. Ma noi siamo un paese del G7? Ma noi siamo una democrazia? Beh, in democrazia non dovrebbero succedere cose del genere, che una partecipata di Stato, controllata dallo Stato, offre a trattativa privata a un parlamentare, in questo caso di maggioranza, un'agenzia, la seconda, l'agenzia di stampa del paese. Oggi non si sente! Oggi non si sente! La battaglia è più importante e al di là appunto dei colori politici, per noi non è una cosa politica. Non è questione di colore politico. Esatto, certo. Presidente, è una questione che riguarda il futuro dei nostri posti di lavoro innanzitutto, che invece finora in 70 anni di proprietà dell'ENI il livello occupazionale è sempre stato garantito. Invece noi temiamo che con una possibile vendita al gruppo Angelucci non sia più garantito il livello occupazionale e sono oltre 70 famiglie che sono lì a sperare che questo non accada.